E dopo un periodo che va da circa 10 giorni a 2 settimane, a seconda di quanto rapidamente mangiano e quanta sostanza, diciamo, quante foglie mettiamo a disposizione loro, i bruchi rallentano, sembrano quasi fermarsi e fanno questa trasformazione, diventano delle crisalidi, sembrano degli involucri che ricordano un po' la forma del bruco, ma sono cornei, sono solidi, insomma, e hanno tutte queste specie di spine molto particolari, molto strane, molto. E all'interno di questa crisalide, si trasformano in farfalle. Delle farfalle alla fine rimane una sorta di guscio vuoto, quello che potete vedere. Il bruco si è trasformato in crisalide, il crisalide poi si è aperta facendo nascere una farfalla. Lo possiamo vedere abbastanza bene qua, perché come vedete il bruco all'interno ha già quasi ultimato la trasformazione e si vede molto bene il colore di quelle che saranno poi le future ali. Vedete, bianco con la bordatura nera in fondo. Questo sicuramente entro la giornata di oggi si apre. Si sta già un po' muovendo. Bene, aspettiamo la nascita.